Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul canale di Non aprite questo blog. Allora, oggi siamo qua a fare la recensione di Space Wolf, uscito per la collana Spasmo Video di Homemovies. Allora ragazzi, questo film qua è un film tedesco del 2003, dura anche relativamente poco, 75 minuti. Gli effetti speciali sono di Olaf Ittenbach, che è un genio praticamente. Vi consiglio di guardarlo, acquistarlo. All'interno del DVD c'è la presentazione di Alex Visani, che è il curatore di questa collana, che diciamo è un esperto di questo genere qua. Allora, il cinema trash horror lo apprezzavo molto quando ero giovane, partendo dalle cose un po' più famose, no? Bethesda, eccetera. Però ci sono delle grosse differenze tra quel cinema là e questo, perché quello là era cinema trash, che era più trash e meno horror. Questo qua è più horror, questo film, poi ce ne sono altri da collana, non posso dire già adesso se sono così, ma in questo caso qua sono più horror per due ragioni, secondo me. Uno, perché la tematica è proprio horror, nel senso che Space Wolf, stiamo parlando di un lupo alieno che arriva, cioè una specie di licantropo alieno che arriva dallo spazio, quindi insomma è proprio horror. Perché poi è anche più horror rispetto a un Toxic Avenger, a un Bethesda, eccetera. Perché gli effetti speciali di questo film sono un capolavoro assoluto, sono fatti a mano nel senso che non so come cazzo hanno fatto, ma cioè, ci sono delle cose che non dico che sembrano vere, ma ti danno quella sensazione di proprio di bella, cioè bella per chi è come noi, che gli piace vedere uno squartamento, una roba. Però, per esempio, oh, basta! Minchia, sto gatto ha rotto i coglioni. Poi gli faccio un canale YouTube suo e vaffanculo. E sta lì, miagola, fa miau, 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 miau tutto il tempo. Voi magari non lo sentite, però io lo sento. Cazzo, fai. Fatti il canale tuo, non rompermi i coglioni. Allora, stavo dicendo, effetti speciali della Madonna, cioè io per esempio quando girano le immagini di quello morto, io non li guardo, mi fanno schifo. Io detesto la violenza vera, vista in video, le esecuzioni, quelle robe lì, mi fanno schifo e mi fa schifo chi li guarda. Mi dispiace, non, lo so, a voi vi piace fare queste schifezze, io non voglio essere offensivo nei vostri confronti, ma mi fanno schifo. Però adoro vedere invece quelle finte. Quelle finte mi piacciono perché, non lo so, lo trovo godurioso, insomma, vedere tutto questo splatter, eccetera, eccetera. Qua è fatto benissimo, è fatto davvero bene. Altra cosa che rende horror questo film qua è il fatto che comunque è un film che ha una forte quantità di angoscia. Crea angoscia perché è angosciante, nel senso che le persone, i protagonisti di questo film sono delle persone problematiche, quindi c'è del male, no? C'è della cattiveria che poi sfocia in violenza tra persone. Insomma, è un film che denuncia certi aspetti dell'essere umano. La storia praticamente è di questi ragazzi che sono costretti a fare una specie di campeggio con il loro responsabile legale, insomma, una specie di educatore, no? Perché sono tutti con un'ex prostituta, uno è tossico, l'altro è un alcolizzato, l'altro ha ammazzato uno, no, ammazzato uno, l'altro ha coltellato una. Insomma, sono tutti dei ragazzi molto violenti e molto problematici. Vengono portati a fare questo campeggio. E oltre a farsi del male tra di loro, poi a un certo punto arriverà come una specie di punizione divina questo uomo lupo fatto benissimo, ragazzi. Cioè, solo l'ululato ho visto dei lupi fatti meglio di questo, no? Con effetti, cioè arriva, li squarta tutti, va, fa un macello, ammazza tutti quanti. Il film è sottotitolato in italiano e in tedesco, però io ho avuto l'impressione che alla fine, per essere una roba ultra, insomma, arrangiata, questi recitano anche abbastanza bene, cioè non so come dire. Non è a livelli della Troma. Certe robe, io ho visto delle robe della Troma che c'era da veramente da addormentarsi. Vi parlo di anni fa. Recitate male, non lo so, cioè qua c'è la volontà comunque di fare bene e in un certo senso questa cosa traspare e traspare anche in certi
virtuosismi registici che sono fatti da una persona che si vede che insomma non ha quel manierismo da hollywoodiano, però che la sa lunga di cinema, perché si vede che ha assorbito certe tecniche, no? Quindi su certe cose è bravo e su altre cose è un po', sembra un po' più acerbo. Poi magari sto parlando, adesso io timorose non so neanche nella mia ignoranza. Alla fine questo canale lo uso per fare outing sulla mia ignoranza. Non so neanche chi sia, ma nel senso che poi andrò a documentarmi meglio, però ho deciso di partire subito vedendo un film, così neanche mi faccio condizionare. E già mi sono fatto una mia idea di Timorose, che è un'idea di una specie di talento autodidatta, direi, una specie di Peter Jackson. Comperò altri tipi di gusti, altri tipi di cose, e soprattutto con una profondità dei temi ben superiore a Peter Jackson, nel senso che quando Peter Jackson ha fatto Bad Taste, cioè non è che ha mai parlato di temi interessanti come invece qua vengono trattati in un modo molto crudo, molto duro, e a me è piaciuto molto, perché sono dei disagiati i protagonisti. Quindi questo film qua, io ve lo consiglio, vi consiglio anche di comprarlo. Vi anticipo però, perché non voglio che cadiate in una sorta di equivoco, il film è in 4/3, che potrebbe darvi fastidio se siete della nuova generazione. E la qualità del film non è altissima, ma non perché HomeMovies fa le cose male, no, semplicemente perché essendo roba super underground, uno recupera la bobina, insomma quello, il nastro più di qualità che ha, e da quello può fare il film. Quindi questo è recitato in tedesco, ma è tutto sottotitolato, mi sembra abbastanza bene. Io non so il tedesco, quindi che cazzo ne so. Raus, so dire solo Raus. Dialoghi ce n'è, ma non è che starete lì a leggere ore e ore, quindi non è stancante. E la parte finale è molto bella, perché splatter a manetta, super bello, super super bello lo splatter che c'è in questi film. Se non mi credete, andate a cercare dei trailer, si vedono delle scene. Quindi se il video vi è piaciuto, mettete like. Se non vi è piaciuto, mettete dislike, lasciate un commento e iscrivetevi al canale. Se avete visto il film, lasciatemi nei commenti la vostra impressione. Se avete domande, vi lascio il link in descrizione per acquistare il film. Ci vediamo al prossimo video.